cari amici, è davvero con gioia che vi do il mio cordiale benvenuto a questo appuntamento di TSD Eventi dedicato alla commemorazione dei fedeli defunti. Oggi, 2 novembre, la Chiesa ricorda questo momento di grande intimità, di grande emozione con la nostra storia, con le persone care che abbiamo amato, che continuiamo ad amare e che ci hanno momentaneamente lasciato. E per parlare di tutto questo, per raccontare, per vivere assieme questa esperienza, ringrazio Don Gianni Zanchi, direttore del Centro Pastorale per il Culto Divino, che con me, ecco, commenta questo momento in attesa della messa in diretta dal Cimitero Monumentale di Arezzo alle 15, che la nostra emittente accompagnerà con tutti voi per vivere assieme questo momento. Caro Don Gianni, grazie per aver accettato il nostro invito, ma un grazie particolare perché qui a TSD sei a casa, è la tua casa, quindi è un particolare piacere personale anche averti nuovamente con noi a commentare la nostra storia. Bene. 2 novembre, abbiamo sempre un po' timore, forse una sorta così di, come dire, di non confidenza con questa data. Perché in qualche modo non dico ci fa paura, perché non è corretto, ma ci avviciniamo a questa data sempre con molta attenzione. Abbiamo così tanta paura della morte? Io non so se abbiamo paura della morte, io un cristiano certamente guarda alla morte non come i poveretti che non hanno fede, già lo dice San Paolo ai primi cristiani di Tessalonica. La commemorazione dei fedeli defunti, anzi, è sempre stata una giornata molto cara alla pietà dei fedeli, vissuta come un momento di luce e di consolazione. Proprio perché ci rimanda al fatto che l'unità che Cristo crea fra i cristiani è così potente che nemmeno la morte la può interrompere. E dunque, se i nostri cari fedeli defunti non sono più fisicamente presenti in mezzo a noi, ma nella fede possiamo ancora godere della loro presenza. E possiamo anche fare del bene alle loro anime, perché il suffragio cristiano Ecco. è una forma di carità e quindi le preghiere, la cura della tomba, le penitenze che facciamo per i defunti, le indulgenze che applichiamo loro, le opere di carità che facciamo in loro suffragio, sono tutte forme attraverso le quali soprannaturalmente noi cristiani possiamo continuare a prenderci cura dei nostri cari e defunti e di tutti i nostri fratelli e sorelle della fede che ci hanno preceduto nell'altra vita. La carità cristiana è così potente che può fare del bene non solo in questo mondo, ma addirittura nell'altro. E quindi la pietà popolare e la coscienza dei fedeli ha sempre avuto molto cara la commemorazione del 2 di novembre, che fra l'altro è nata storicamente come un prolungamento del 1° di novembre, Giorni perché santi, sì, certo. nel VII secolo, con la dedicazione a Maria e a tutti i santi del Tempio del Pantheon a Roma, diventato appunto Chiesa cristiana, dedicazione che fu fatta il 1° di novembre, in un anno del VII secolo, nacque la festa di ogni santi e quindi i fedeli che con Cristo già regnano in eterno nella gloria del paradiso e che attendono solo di godere Dio e di vederlo non solo nella loro anima, ma anche con il loro corpo dopo la resurrezione finale dei giusti. Poi i monaci di Cluny, siamo nel XI secolo, nella Borgogna, attuale Splendida l'abbazia di Francia, Cluny. Quello quel che ce n'è rimasto che è rimasto di dopo delle Cluny. devastazioni della rivoluzione francese, purtroppo. I monaci di Cluny cominciarono il giorno del 1° di novembre a dedicare una particolare giornata di preghiera e di suffragio per tutti gli altri fedeli defunti, quindi per quelli che noi chiamiamo le anime purganti, quindi i fedeli le cui anime sono ancora in purgatorio perché dopo la morte hanno bisogno di purificarsi.
non della colpa, ma delle pene dovute per i propri peccati e che possono essere appunto soccorsi dalla preghiera e dalla penitenza della Chiesa. E poi da Cluny, il 2 di novembre, la commemorazione dei fedeli defunti, incontrò, diciamo così, l'interesse generale di tutta quanta la cristianità. È diventato un giorno liturgico così importante che addirittura se il 2 di novembre cade di domenica, la liturgia della commemorazione dei fedeli defunti prende il posto della domenica corrente, proprio perché per noi cristiani, noi cristiani guardiamo la morte sempre dal versante della resurrezione di Cristo. E alle nostre spalle, non a caso, abbiamo la resurrezione Sì. di un tuo grande concittadino, Piero della Mi Francesca. onoro io di essere suo concittadino, e infatti Conterraneo Piero della proprio. Francesca, in questa immagine famosa ormai in tutto il Conosciuta in tutto il mondo, mondo, non solo amata. dice l'anima del borgo del Santo Sepolcro, quindi della città, Certo. non è in una chiesa, ma è questa immagine nella sala del Uso consiglio civico. antico, ma soprattutto qui si vede proprio il senso cristiano del vivere e del morire, la speranza cristiana, la fede cristiana rappresentata in maniera veramente iconica. Prego. Ti voglio provocare, Gianni. Posto? Halloween. Come spieghi questo fenomeno che è assolutamente dei nostri tempi, questa che non nasce ovviamente nei nostri territori, non appartiene alla nostra cultura, mondo anglosassone, americano particolarmente, però come tanti fenomeni di moda ha ben attecchito anche dalle nostre parti. A dire il vero, in questi ultimissimi tempi si sta un po' disperdendo, essendo un Speriamo, fenomeno di moda, di massa, che è un carnevale un po' di fine ottobre, potremmo dire. Ecco, posso già immaginare la tua risposta. Tuttavia, che cosa c'è di buono in Halloween, secondo te, che si può, in questa è la provocazione, che si può salvare e comprendere, a tuo ma avviso? dunque, prescindendo dalla discussione se si tratti di come dire, di una festa, chiamiamola così, di origini remotamente cristiane e poi devastata e corrotta dal protestantesimo americano e quindi poi tornata a noi in Certo. questa veste modaiola così vuota di Di contenuti. mascheramento più che Sì, altro, ecco, poi alla fine. appunto una specie di carnevale, ma poco serio, perché con la morte bisognerebbe Non non scherzare. scherzare. Chi scherza con la morte in realtà è un disperato che non sa avere un rapporto con la morte e quindi cerca di esorcizzarne la paura attraverso queste Queste forme che forme. però lasciano il tempo che trovano. Io direi che come cristiani innanzitutto non ci possiamo lasciare scippare così le nostre feste. Il 31 d'ottobre è la vigilia di Ogni Santi, fra l'altro lo stesso nome Halloween pare che significhi All proprio Saints, questa, ecco, la festa, la vigilia tutti santi. di tutti i santi. E certamente il modo di festeggiare la vigilia di tutti i santi non è interessarsi di zucche più o meno vuote, di spettri, di streghe. Il modo di festeggiare la vigilia di tutti i santi, per esempio, in molti oratori italiani, i genitori, i parroci, i catechisti radunano i bambini, li fanno vestire come il santo di cui si porta il nome, Nome? si raccontano le Ah, storie vedi? dei propri santi Anche. onomastici, poi si fa un po' di festa insieme, ma si fa festa però ai santi, che appunto sono i defunti, che però sono già nella gloria Quindi come del esempio anche paradiso, come esempio positivo di di come si vita. può, perché non tutti i cambiamenti sociali, come sappiamo, sono positivi. E l'abbandono del senso cristiano della morte, della vita eterna, a favore di queste operazioni commerciali, perché poi alla fine si tratta di vendere qualche travestimento nei supermercati, di comprare i vari gadget, quindi al fondo c'è sempre una certa spinta consumistica. Ecco, piuttosto che perdersi in queste cose,
se tanto si deve far festa la sera del 31 di ottobre, bene, facciamola da questo punto di vista Secondo la cristianamente, nostra sì. cultura, la nostra Anche professione di perché, fede. come sacerdote, mi sento in dovere di dire, i genitori che presentano i loro figli per il battesimo, al momento del battesimo, fanno in faccia a Dio e alla Chiesa, si assumono il solenne impegno di educare cristianamente i propri bimbi battezzati. Educarli cristianamente vuol dire che se arrivano le circostanze dei santi e dei morti, il genitore si preoccupi, insieme col parroco, insieme con i catechisti, insieme con i vari educatori, di far vivere cristianamente queste feste. Anche perché, insomma, è un po' buffo che le maestrine dalla penna rossa, come diceva De Amicis, a scuola non vogliano le messe, non vogliano le benedizioni, non vogliano, E e poi poi. quando arrivano questi giorni qua, a scuola non si fa altro che parlare di Halloween. Non è assolutamente Probabilmente giusto perché non questo si qui. conosce neanche Sì, il significato, la si esattamente, vive quindi. soltanto come un'occasione Sì, però in questo, maniera se non superficiale di stiamo festa. Ecco, attenti, bravo, può forse. svuotare Ecco. la nostra tradizione, insomma, meglio i propri figli in questi giorni accompagnarli al cimitero, raccontargli la storia della famiglia, chi sono i nostri Quindi. defunti e insegnare a pregare per loro le opere del suffragio cristiano. Ecco, quindi anche queste giornate sono giornate di fede, ma anche di impegno educativo nei confronti delle giovani Ecco, generazioni. anche di famiglia, mi piace questa sottolineatura, anche raccontare la storia della propria famiglia, quindi il senso dell'identità. Ciascuno di noi è l'ultimo anello di una catena che parte E guai altrove. se si perde questa consapevolezza. Assolutamente. Quando si comincia a pensare che il mondo è cominciato con me, poi si fanno grandi danni. Ecco. A questo proposito, allora lancerei, se tu sei d'accordo, il primo servizio che prova a raccontare molto, molto velocemente, succintamente, la storia del cimitero monumentale di Arezzo. Prego. Il cimitero urbano di Arezzo è ai piedi della Fortezza Medicea, nella parte alta della città. L'editto di Pietro Leopoldo del 1797, che vietava in Toscana la sepoltura privata nelle chiese, rese necessario la costruzione di un cimitero le cui dimensioni fossero adeguate alle nuove necessità. Così, il primo nucleo cimiteriale risale al 1873, progettato da Lorenzo De Giudici per volere della Fraternita di Santa Maria della Misericordia, e fu costruito in una piccola area rettangolare corrispondente all'attuale piazzale, prevedendo la realizzazione di una spianata dalla simbolica forma di croce latina, con l'intenzione di costruire un'architettura severa, il cui silenzio formale, limitato alla sola croce, potesse indurre anche il visitatore a meditare sulla sacralità del luogo. Il cimitero monumentale urbano, nel primo nucleo del Camposanto che oggi sopravvive, è inglobato nell'esistente. La struttura centrale del cimitero si articola su tre livelli, denominati ripiani, all'interno dei quali si trovano sepolture a terra, in tombe murate, chiamate aiuole giardinetto e viali a lastrico. Il primo piano, completamente rifatto negli anni 70, ha perso la sua disposizione originaria. Il secondo e terzo ripiano conservano invece ancora le caratteristiche del cimitero ottocentesco. All'ingresso del cimitero sono ubicati tre edifici, costituiti dalla Cappella del Suffragio, dove si svolgono quotidianamente le funzioni religiose, da un edificio alla sinistra, al cui interno ci sono le sale del commiato, e da una palazzina per i servizi del personale di Arezzo Multiservizi. Ecco, Don Gianni, abbiamo visto un po' questa storia, questo nostro cimitero molto, molto grande, molto particolare, ricco di storia, poi Anche di arte per molto certi di aspetti, arte, arte minore, ma insomma sono alcune cose anche pregevoli. sculture Sì. particolari, no? Così eccetera. E proprio per prepararci un po' a questa giornata, io vorrei anche subito invitare la nostra regia a mandare un servizio che in previsione proprio della giornata di oggi. Ci fa vedere che cosa è oggi un cimitero, quindi come Arezzo Multiservizi, che è la società che gestisce non solo questo, ma anche altri 54 cimiteri urbani del comune di Arezzo, ecco, vive, accoglie i visitatori e che tipo di servizi, perché è giusto chiamarli tali, offre a tutti noi. Prego, poi commentiamo.
La diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro si prepara a celebrare la solennità di tutti i santi martedì 1 novembre e la commemorazione dei defunti mercoledì 2 novembre. Un momento particolarmente partecipato dai fedeli e che vedrà un grande afflusso di persone anche all'interno del cimitero aretino. Arezzo Multiservizi, la società che gestisce i 54 cimiteri nel territorio comunale, ha predisposto una serie di iniziative per rendere più agevoli le visite al cimitero urbano di Arezzo da parte dei visitatori. Dal giorno 29 al giorno 2 l'ingresso al cimitero storico monumentale di Arezzo viene chiuso, questo per far sì di avere una maggior tranquillità per i pedoni e per i fedeli che verranno a trovare le persone care. Per quanto concerne persone con disabilità invece l'ingresso è da via Gamurrini, facendo la rampa li portano tranquillamente a parcheggiare la vettura. Un ulteriore aspetto è quello relativo alla sicurezza con l'incremento della vigilanza privata. In questo momento dell'anno, quindi in particolar modo in questi due giorni, vengono intensificati i passaggi per dare più tranquillità all'utente che viene a trovare i propri cari. Tengo a precisare che non solo all'interno del cimitero monumentale, ma anche negli altri cimiteri extraurbani sono intensificate le misure di sicurezza per l'utente. Da sottolineare la sinergia instaurata con alcune realtà di volontariato del territorio per garantire un servizio ancora più efficiente durante lo svolgimento delle funzioni religiose. Un applauso particolare va alle associazioni di volontariato, in particolar modo alla Misericordia di Arezzo e alla Croce Bianca di Arezzo, le quali mettono a disposizione dei volontari per gli utenti anziani che si possono trovare in difficoltà durante tutte le funzioni religiose. Inoltre, gli uffici di Arezzo Multiservizi saranno aperti a disposizione dei visitatori dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Ovviamente gli uffici di Arezzo Multiservizi, unitamente al punto informazioni, in questo periodo sono aperti sia la mattina che il pomeriggio per dare qualsiasi informazione all'utente. Ecco, il nostro Riccardo Ciccarelli è un po' ripercorso per preparare sia la giornata di ieri che quella di oggi alla presentazione dei tanti servizi che la società Arezzo Multiservizi offre alla popolazione in questo caso. Ecco, abbiamo visto anche varie immagini, no? Come dicevi tu, anche sculture di vario tipo, arte minore come hai sottolineato, però anche molto interessante perché comunque coglie uno spirito, coglie una sensibilità, coglie un afflato, no? Anche qui ora allargo un po' il discorso, ma una tomba costruita, se mi passi l'espressione, ma sistemata con una cura piuttosto che un'altra, in qualche modo anche riflette anche un sentimento, sì. una vicinanza, no? Piuttosto che un'altra. E a questo proposito, Gianni, brevemente, perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, ma vorrei riprenderlo a breve questo discorso con te, l'istruzione da poco emanata sulla Ad Resurgendum Cum Christo, sulla disposizione della sepoltura in genere e della cremazione in particolare. Sì, la Santa Sede attraverso i suoi competenti organismi da qualche giorno fa ha emanato, il 25 ottobre ha emanato, sì, un'apposita istruzione, non è la prima, in verità la prima fu nel 63, poi altre ce ne sono state, riguardo alla sepoltura cristiana. Allora, dobbiamo dire che purtroppo i mezzi di comunicazione di massa spesso invece di fare informazione fanno disinformazione, specialmente quando si parla di cose di fede e di religione, e l'abbiamo toccato con mano anche in questi giorni. Quasi tutti i giornali, le televisioni hanno dato la notizia: bene, quando siete morti fatevi bruciare che il Papa non ha niente da dire. Non è così. La Santa Sede attraverso questa istruzione ha ribadito che i fedeli hanno il dovere di curare nelle proprie esequie la sepoltura del defunto, perché questo dice la fede cristiana nella resurrezione finale della carne. Altre forme, come la cremazione, non esprimono questo, che è il dato fondamentale della fede cristiana. Noi siamo cristiani perché crediamo e sappiamo dalla testimonianza degli apostoli che Cristo è risorto nel suo vero corpo al terzo giorno. Gesù è stato sepolto,
Dunque la sepoltura è anche una conformazione anche in morte a Cristo, noi dobbiamo essere conformi a Cristo sia nella vita che nella morte. Quindi la Santa Sede con questa istruzione ha ribadito con forza che i cristiani si facciano seppellire, perché così dicono la loro fede. La esprimono appunto anche attraverso l'inumazione, anche attraverso la cura della tomba, poi. Assolutamente. Quindi assolutamente vietato bruciare il defunto e poi tenersi le ceneri in casa, addirittura disperdere nei boschi, nei mari, sì, in maniera molto, o addirittura così. Qualcuno ci si fa fare i gioielli da portare addosso. Cioè, sono tutte cose che contraddicono apertamente la fede cristiana. In questo caso non si può fare nemmeno il funerale in chiesa, se le scelte del defunto, delle famiglie sono queste. Rimane in vigore la norma per cui, va bene, si può ricorrere alla cremazione, per esempio, per ragioni di tipo igienico. Scoppia un'epidemia, bisogna per motivi igienici trattare i defunti in un certo modo per evitare contagi, va bene, ma in genere, per fortuna almeno da noi, questo problema tutto sommato del passato, la peste, il colera, certo. Ci possono essere problemi di tipo economico e io qui voglio spendere una parola. Stiamo attenti, perché oggi, con la scusa che se brucio il corpo del defunto, poi non mi devo preoccupare della tomba, non mi devo preoccupare di tante cose, e quindi diventa più economicamente vantaggioso. Le istituzioni pubbliche e anche la Chiesa le dovrebbe sollecitare perché questo non avvenga. L'inumazione non deve diventare da noi svantaggiosa dal punto di vista economico. Le nostre istituzioni si preoccupano, per esempio, giustamente, che per esempio i musulmani che muoiono da noi e che vogliono essere sepolti da noi abbiano la sepoltura secondo le loro regole religiose, quindi inumazione con il capo rivolto verso la Mecca. Il sudario. E i cattolici, certo, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, non hanno più il diritto, devono pagare una tassa, diciamo così, economica anche per poter avere l'inumazione, tanto più in tempi di crisi economica come il nostro. Per esempio la diocesi di Napoli ha fatto una cosa molto intelligente, ha messo in piedi una propria agenzia di onoranze funebri, in maniera innanzitutto da calmierare i prezzi dei funerali, perché oggi effettivamente per una famiglia affrontare le spese delle esequie, della tumulazione, non è indifferente. Insomma, come ci si preoccupa di tante cose a livello economico, bisogna che le istituzioni si occupino anche di questo, e noi cristiani non possiamo rassegnarci al fatto che facciamoci bruciare dopo morti perché costa di meno. No. Abbiamo anche noi il diritto di vivere da cristiani e di morire da cristiani, tanto più che se spariscono le tombe è un impoverimento antropologico, è un impoverimento culturale, spirituale, morale, è un disastro da tutti i punti di vista. Se non avessimo il culto dei defunti non sapremmo niente degli egizi, non sapremmo niente degli etruschi. Il nostro tempo, ma sarebbe un capitolo incredibile anche quello del rapporto con la storia. Sarebbe interessante, Tele San Domenico è bene anche che sia una voce fuori dal coro, perché tutti gli altri hanno detto un sacco di bugie su questa questione. Tele San Domenico si deve distinguere anche perché invece non fa disinformazione, ma fa formazione e informazione. Allora, quindi l'abbandoniamo momentaneamente il discorso per riprenderlo, Gianni, però lo vorrei in qualche modo riprendere queste tue ultime parole per lanciare un altro video che riguarda la sala del commiato. Prego. Sempre al cimitero monumentale di Arezzo, naturalmente. Prego. All'interno del cimitero urbano di Arezzo alcuni ambienti sono stati destinati alla realizzazione della sala del commiato. Le chiedo qual è la funzione e se può essere considerato un servizio aggiunto alla cittadinanza. La sala del commiato è un servizio che diamo all'intera collettività, serve a permettere ai parenti di svolgere la veglia per il proprio caro in attesa della funzione religiosa. Ovviamente tale servizio, quindi l'utilizzo della sala del commiato, viene dato anche per riti laici. La forma regolare della struttura consente di avere ambienti funzionali e semplici.
Gli spazi e i percorsi sono lineari e si inseriscono nel contesto architettonico generale. Al secondo piano della palazzina è presente, adiacente alla Sala del Commiato, un'altra stanza denominata Sala del Cordoglio, un'area dedicata all'accoglienza di parenti e amici del defunto. Accanto a questo edificio si trova il punto informazioni al quale i cittadini possono fare riferimento per avere tutti i dettagli relativi ai servizi offerti. Per quanto riguarda l'utilizzo della sala, l'utente può tranquillamente rivolgersi presso i nostri uffici amministrativi qui al cimitero di Arezzo, i quali daranno tutti i tipi di risposte. Ecco, Don Gianni, anche un momento così realmente particolare come il momento, le poche ore prima della sepoltura, ecco, dove la famiglia è, deve elaborare il lutto. Deve elaborare, deve capire, deve rendersi conto di tante cose, quindi dove spesso anche i pensieri sono confusi, devono essere confusi perché siamo persone, e quindi per in qualche modo trovare un pizzico di lucidità abbiamo anche questo momento, questo spazio che Arezzo Molti Servizi ha voluto rendere particolarmente confortevole. Oltre alla Sala del Commiato al cimitero di Arezzo ci sono anche le sale che mette a disposizione la Misericordia, poi c'è l'obitorio all'ospedale, però questa di Arezzo Molti Servizi vedo anche una certa eleganza formale, un luogo veramente, fra virgolette, paradossalmente accogliente. Sì, insomma, dove l'eleganza vuol dire semplicemente una sobria. Sobria. In questa sobrietà c'è proprio l'attenzione alla persona. È nella nostra tradizione, ecco. Se noi prendiamo anche il rituale delle esequie, vediamo che è concepito in forma stazionale, innanzitutto nella casa del defunto, poi la processione in chiesa con le esequie e poi la processione al cimitero. Oggi purtroppo questo primo momento nella casa del defunto è diventato problematico perché non c'è più la grande casa patriarcale. Le nostre case sono tutte molto piccole. Sono tutte molto piccole, poi nei condomini il via vai non sarebbe troppo tollerato. Quindi purtroppo siamo un po' costretti dalle circostanze a vivere il momento della veglia familiare in attesa delle esequie fuori della propria abitazione. Quindi questi luoghi che però permettono con dignità anche di viverli cristianamente, ecco, sono dei servizi che effettivamente sono importanti. Sì, anche per veramente vivere questi momenti in un silenzio carico di tante parole inespresse. Soprattutto carico di preghiere e di speranza. Allora, tu all'inizio del nostro ragionamento ricordavi come questi luoghi, questo nostro cimitero monumentale, è ricco anche di storia, ovviamente, perché tante sono le persone defunte, personaggi illustri di Arezzo e non solo, di reperti. E si è da poco tempo, da qualche tempo, inaugurata, ora tu correggimi nell'espressione, una sorta di galleria, questi ricordi di vita. E tu ci hai regalato un bel servizio che adesso vorrei lanciare proprio salutando anche i nostri amici telespettatori. Fra i vari luoghi che si possono visitare al cimitero monumentale di Arezzo c'è anche questo camminamento che hanno voluto chiamare Ricordi di Vita, recuperando vecchie lapidi scolpite. Quindi, ci dicono tante cose. Che ci dicono tante cose, lo lasceremo dire appunto al servizio, quindi grazie a Don Gianni per averci veramente dedicato anche questo servizio. E subito il servizio, dopo al termine del servizio, andrà in onda in diretta con la nostra emittente, la Santa Messa dal cimitero monumentale di Arezzo, la cui celebrazione eucaristica è presieduta dal nostro arcivescovo Riccardo Fontana. Tanta sarà la partecipazione dei fedeli. E ringraziando Don Gianni per essere stato con noi e averci aiutato a riflettere su questo tema, grazie a tutti voi per aver condiviso il vostro tempo e la vostra attenzione con la nostra emittente. Grazie. Siamo dietro l'emiciclo destro del cimitero monumentale di Arezzo. La società Multiservizi che gestisce questo spazio cimiteriale che appartiene alla Fraternità dei Laici ha voluto realizzare un percorso recuperando le vecchie lapidi scolpite tolte via via dal cimitero. Questo itinerario che ora percorreremo insieme è stato chiamato Ricordi di Vita
ed è stato proprio pensato per preservare la memoria storica delle lapidi, valorizzare il patrimonio culturale raccolto nel cimitero. In questi giorni degli inizi di novembre, che sono tradizionalmente dedicati alla pietà e al suffragio nei riguardi dei defunti, questo cammino, intitolato appunto Ricordi di vita, può diventare per i frequentatori del cimitero, insieme alla cappella, anche un luogo di meditazione, di silenzio, di sosta, appunto per meditare sui grandi temi del vivere e del morire. Segnaliamo dunque questo percorso che forse alcuni dei nostri teleascoltatori già conoscono, e lo percorriamo brevemente sottolineando alcune di queste lapidi qui esposte, che rimangono come memoria anche di uno stile, di una sensibilità riguardo al culto e alla pietà verso i defunti. Quello che colpisce guardando queste lapidi scolpite è innanzitutto il grande senso dell'unità familiare che traspare dalle loro iscrizioni. Per esempio: «O Signore, degnati di concedere all'anima benedetta di Elisa Frappi nei Talleschi, nata il 30 settembre 1900, deceduta a soli 36 anni il 1 novembre 1936, il premio eterno di sue elette virtù, allo sposo e ai figli il soave conforto della rassegnazione cristiana». Ecco, il testo di questa lapide, che poi reca incisa questa bella scultura di questa figura piangente e orante sopra la tomba della defunta, questa iscrizione sepolcrale, come dicevo, lascia trasparire non solo il senso cristiano del vivere e del morire, ma anche il valore dell'unità familiare che accompagna anche nella morte l'estinto e che permane anche dopo questo luttuoso evento. Continuando nella nostra breve rassegna, possiamo vedere un'altra lapide di un padre di famiglia. Anche qui la scultura è quella di una figura che contempla e medita e prega sopra la tomba del caro estinto. Questa è una lapide parlante che si rivolge addirittura ai vivi. «Non piangere, mamma, non piangete, consorte e figli, fratelli, sorelle, parenti, amici. L'Eterno, cioè Dio, m'ha reciso qual fiore a metà della vita per piantarmi negli ameni giardini del cielo. Angelo Massaini è il mio nome, e con gli angeli vivo beato. Datevi pace voi, restati sull'arida terra», morto il 24 giugno del 1948. Una lapide parlante e da questo punto di vista molto interessante, perché anche qui traspare il senso cristiano del vivere e del morire, la speranza della vita eterna, ma anche questo colloquio intimo e caloroso che continua anche oltre la morte fra il defunto e i suoi cari che sono rimasti qui sulla terra. Quindi ancora questo grande valore del nucleo familiare. Ancora continuando in questo cammino, che si può fare molto agevolmente perché è tutto in piana e poi ha anche delle panchine dove si può rimanere seduti a meditare e a guardare, ci soffermiamo su un'altra iscrizione che è interessante per quello che dice. A Taglieschi Francesco: «Quando la famiglia maggiormente di lui abbisognava, lasciava all'età di 37 anni i teneri figli e i vecchi genitori e raggiungeva la moglie Elisa nella vita che non ha fine». È un'epigrafe del 21 agosto 1937. Una tragedia familiare, un padre che era già vedovo della sua sposa,
che lascia ai vecchi genitori in consegna i teneri figli. Dunque una tragedia familiare, però anche qui traspare il senso cristiano e la speranza nei confronti della morte. Raggiungeva la moglie Elisa nella vita che non ha fine, una coppia di coniugi uniti nella vita, nella morte e anche oltre la morte. Anche qui la bella figura scolpita di un angelo che reca in mano una fiamma, una face accesa davanti alla croce che si erge sulla tomba, un'immagine mesta ma anche capace di consolare. Subito dopo una bella immagine del sacratissimo cuore di Gesù che ci richiama alla misericordia di Dio che chiama gli uomini a convertirsi dei loro peccati ed è sempre pronta al perdono. Purtroppo non c'è il resto della lapide, quindi non sappiamo a decoro di quale tomba cristiana fu messa. Ancora, continuando, abbiamo qui la lapide sormontata sempre dalla croce e dall'angelo che lascia dei fiori sulla tomba, era la lapide di Cesira Palazzi nei Liberatori, un cognome tipicamente aretino, che per il bene della famiglia tutta la vita fece sacrificio di sé. Ci potrebbe essere un elogio più bello per una moglie, per una madre di famiglia. Qui lacrimando deposero il marito, i nipoti, inconsolabili. Una prece, questa richiesta di preghiere per il defunto ci dice ancora una volta come la carità cristiana sia potente. I cristiani possono fare del bene non solo in questo mondo, ma con la preghiera e con tutte le altre opere di suffragio dei defunti, la carità cristiana si estende anche nell'aldilà. Ci sono anche molte, purtroppo, lapidi di bambini morti o al momento della nascita o addirittura nei primissimi periodi della loro vita, e anche queste lapidi testimoniano lo strazio dei congiunti, ma anche la speranza e la consolazione che vengono dalla fede. Avevano ricevuto il santo battesimo, sono morti nell'età dell'innocenza, la loro anima è in paradiso, e questa è la consolazione che rimane qui sulla terra ai loro genitori. In questa rassegna c'è anche la lapide di un sacerdote che morì il 29 di novembre del 1937, il canonico Cesare Doppioni, che fu arciprete parroco di Santa Fiora, vicino Lolo, fuori Arezzo, e canonico onorario di Santa Maria della Pieve. Anche qui un elogio funebre: la fiamma di fede vissuta illuminò ogni giorno del suo lungo ministero. Riarse più viva questa fiamma della sua fede nell'improvvisa agonia, e questa fiamma della fede splende ora sulla sua tomba, richiamo, incitamento, guida. Una volta si diceva aduc defuntus loquitur, anche se morto continua a parlare. Ecco, i congiunti e le persone care di questo sacerdote scomparso ci testimoniano che questo sacerdote fu testimone della fede cristiana in vita, in morte e anche dopo la morte, perché evidentemente lasciò una eredità di insegnamenti e di ricordi. Ancora un'altra lapide molto significativa, anche qui due coniugi, una croce, un angelo genuflesso e orante davanti a questa croce. Era la lapide di Vecchi Conforta, nata Avanzati. Conforta è un nome femminile tipicamente aretino, messo alle bambine che nascevano e messo in onore della Madonna del Conforto. La Vecchi Conforta, scomparsa ai vivi il 10 febbraio 1948, giace nel Sacro Recinto, cioè in quello che si chiama Campo Santo. Quindi un campo è un luogo consacrato dove dormono, in attesa della resurrezione, le spoglie dei cristiani. Ecco, e giace nel Sacro Recinto insieme al marito Pasquale, morto il 24 dicembre, la vigilia di Natale del 1934.
giace qui, lei con il marito, nell'attesa dell'angelico squillo della resurrezione. Infatti questo luogo si chiama cimitero, cioè dormitorio, perché esprime la fede cristiana nella resurrezione. Coloro che si sono addormentati in pace con Cristo nella morte, dalla potenza di Cristo risorto, nell'ultimo giorno risorgeranno, perché chi dorme si risveglierà. Almeno questa è la normalità della vita. E dunque questa lapide ci dice proprio anche il senso della parola cimitero. Anche qui i familiari nel dolore questa memoria posero. Di nuovo ritorna con evidenza questa importanza dei legami familiari in vita e in morte. Bene, chi vuole può venire a continuare da sé questa lettura, questa meditazione, la preghiera anche in questo luogo del cimitero. Certamente ai nostri giorni la sensibilità riguardo alla morte, al modo di parlare della morte, riguardo al modo di vivere la morte, sembra un paradosso, ma anche la morte va vissuta. Tutte queste cose, dicevo, ai nostri giorni sono un po' cambiate. Le lapidi, come possiamo vedere nei cimiteri di oggi, si sono fatte più asciutte nel loro tenore verbale, spesso riportano semplicemente il nome e il cognome del defunto e i suoi estremi cronologici, cioè le date di nascita e di morte. Purtroppo vediamo come da molte tombe stanno sparendo anche i simboli cristiani, delle nude lapidi, a volte senza nemmeno una croce o un richiamo alla fede. Ecco, i nostri vecchi invece ci insegnavano a saper parlare e a saper vivere anche la morte, a saper accompagnare i nostri cari anche nell'aldilà. Ecco, abbiamo voluto segnalare ai nostri ascoltatori questo luogo che ci dice l'importanza della tomba, che è un valore che noi non dobbiamo perdere nemmeno ai nostri giorni. Guai se prendesse il sopravvento una mentalità utilitaristica che portasse alla scomparsa della tomba dei nostri cari defunti. Questo vorrebbe dire la perdita dei legami familiari innanzitutto e poi la perdita anche della memoria collettiva. Ricordiamoci che gran parte della storia dell'umanità si fa a partire dagli usi funerari, fin dalle più remote epoche dell'umanità, e questo deve poter continuare anche ai nostri giorni, soprattutto grazie all'opera e alla presenza dei cristiani che anche attraverso la sepoltura delle spoglie dei propri cari testimoniano il permanere del legame di affetto e di fede con chi ci ha preceduti nell'altra vita, e inoltre la sepoltura delle spoglie è anche un richiamo evidente, una espressione alla fede nella risurrezione della carne nell'ultimo giorno.